Ciao amici e bentornati su Zio Orso, il canale in cui si parla di fai da te. Io sono Mauro e all'interno dei miei video vi faccio vedere il mio viaggio all'interno dell'apprendimento delle tecniche del making. Condivido con voi le mie esperienze ma anche i miei errori perché queste sono informazioni terribilmente importanti per voi che amate il fai da te. Infatti, grazie ai miei video potrete evitare di commettere i miei stessi errori, oppure potete prendere spunto, per un lavoretto che avete in testa, oppure ancora potete adottare delle soluzioni che io ho trovato all'interno di un mio video. E quindi facciamo questa cosa importantissima, prendiamoci 10 secondi, mi fermo anche io. Iscrivetevi al canale, trovate il pulsantino qui sotto e spuntate anche la campanellina così non perderete nessuno dei prossimi video. Fatto? Perfetto. Ci siamo lasciati qualche giorno fa con i primi step della realizzazione della mia porta scorrevole in stile fienile americano. Il progetto vi è piaciuto tanto e alcuni di voi mi hanno scritto privatamente portando la loro esperienza. È il caso di Alex che mi ha scritto dandomi qualche consiglio sulle guide scorrevoli, è il caso di Andrea che ha realizzato questa porta scorrevole utilizzando abete, noce e vetro satinato, un contrasto di colori veramente interessante a mio avviso. Beh, ragazzi, cosa vi posso dire? Sono veramente contento perché questo è quello che mi piace di questa community, ossia ognuno porta la propria esperienza e si cresce tutti quanti insieme. Se siete curiosi di sapere in anticipo quello che succede qui in laboratorio, potete seguirmi sui miei altri social, Facebook e Instagram. Trovate tutti i link in descrizione. Inoltre, se siete appassionati di fai da te, sicuramente vi interesseranno le offerte che scovo online e che pubblico quasi quotidianamente sul mio canale Telegram. Se vi va, potete seguirmi anche lì. Trovate anche in questo caso il link in descrizione. Ma torniamo al progetto. Finora abbiamo realizzato traverse e montanti per questa porta scorrevole. Ora dobbiamo trovare un modo per connetterli insieme. Si può fare con chiodi, viti, però trattandosi di una porta per interno ho pensato che il risultato non sarebbe gradevole e quindi ho optato per incastri tenone e mortaisa. Ora ho squadra combinata e truschino e quindi posso prendere le misure in modo preciso per realizzarli. Una volta prese le misure, torno alla mia cavatrice per realizzare in modo veloce e preciso gli scassi che servono per ospitare i tenoni. Se non avessi avuto la cavatrice, avrei usato una fresatrice oppure li avrei scavati con un bedano. Thank you.
Ecco realizzate le mortaie, devo portarmi avanti con i tenoni, che nel mio caso saranno realizzati sui montanti e non sui traversi. È vero che in questo modo la forza di gravità tenderà a sfilare l'incastro, però conto di stabilizzare in seguito la porta con le tavole di riempimento e gli incastri che ne conseguiranno. La realizzazione di tenoni ha messo in evidenza la mancanza di un attrezzo qui in laboratorio, ossia una sega adatta per i tagli lungovena. Infatti, mentre per i lavori di traversovena ho una mini Dozuki che fa un lavoro veramente eccellente, mi manca una Ryoba che mi permetterebbe di eseguire correttamente anche i tagli lungovena. Una volta realizzati tutti gli incastri, bisogna provarli e vedere se sta andando tutto per il verso giusto. Inoltre bisogna prendere anche le misure per la realizzazione del traverso che dividerà le due bugne. Anche il traverso verrà fissato mediante incastri mortaise e tenone. Questi ultimi ho cercato di utilizzare una tecnica diversa per realizzarli, con l'aiuto di un bedano per togliere il materiale di scarto, realizzando però che la tecnica migliore è quella che prevede l'utilizzo di seghe giapponesi.
Eccoci alla fine del video, amici. Se il progetto vi è piaciuto, mi raccomando, date una bella zampata sul mi piace. Lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa pensate del progetto. Magari datemi anche qualche consiglio. Per oggi è davvero tutto. Al prossimo video. Ciao!